la nostra attività verte principalmente, il nostro core business verte principalmente sulla distribuzione di cingoli in gomma. Da ormai 30 anni abbiamo una gamma che copre, direi, la stragrande maggioranza delle macchine operatrici sul mercato. Copriamo l'intera Europa, il Nord Africa, occasionalmente anche il Sud America e il Sud Africa. La gamma, ripeto, è estremamente articolata, puntiamo molto sul servizio, abbiamo messo a punto negli anni un sistema di divulgazione delle informazioni tecniche che prima di noi venivano tenute un po' troppo nascoste. Questo ha contribuito sicuramente a creare un affiatamento, un feeling, una fidelizzazione dei clienti con il nostro ufficio commerciale. Operiamo con un ufficio commerciale in sede che copre l'intera Europa attraverso una fitta rete di rivenditori. È stato un processo di crescita creato giorno per giorno, come un buon muratore che costruisce il suo edificio su basi, direi, solide grazie alla fiducia che i nostri rivenditori ci stanno riconoscendo da tempo. Puntiamo molto sul servizio, ripeto, perché al di là della qualità del prodotto, oggi il servizio la fa da padrona. Direi, ci abbiamo creduto 20 anni fa, siamo stati capiscuola delle navi rompighiacci in un determinato settore. Oggi siamo, spiace dirlo, imitati. Abbiamo aperto in un certo modo la conoscenza a molti nostri concorrenti, però devo dire che i numeri ci stanno dando ragione. Il nostro scopo è quello di essere sempre comunque un passo avanti anche con delle proposte innovative nel campo dei cingoli in gomma. Specifico settore dei cingoli in gomma, il Made in Italy non esiste. Tutto per motivi facilmente comprensibili dovuti al tipo di lavorazione, alla massificazione del prodotto, alla ricerca del miglior costo di produzione. Tutto oramai è concentrato in Cina, salvo un paio di realtà diverse che producono su mercati sempre comunque asiatici. La Cina la fa da padrona e oramai non c'è più nessun segreto. 30 anni fa, quando mi mossi per la prima volta in Cina, sembrava quasi di fare un camel trophy. Oggi invece la Cina è assolutamente, se non vai tu dai cinesi, vengono loro da te. Quindi le fiere, la divulgazione delle fiere internazionali ha abbattuto ogni barriera, ogni distanza, ecco. Al di là della continua ricerca di nuovi cingoli per rispondere alle esigenze dei nuovi modelli di mini escavatori prodotti offerti dalle case costruttrici, quindi c'è comunque una continua crescita su nuove misure. Sono particolarmente orgoglioso di aver proposto prima al Bauma di Monaco, poi al Conexpo negli Stati Uniti 2 mesi fa e oggi a Verona il nostro nuovo prodotto, che sono convinto avrà un successo commerciale interessante, che si chiama Traxformer, perché, giocando sulle parole, è un cingolo che si può trasformare. Offre l'opportunità di lavorare su terreni che tradizionalmente sono ostici al cingolo in gomma. Offre all'utilizzatore, al proprietario della macchina, l'opportunità di trasformare il fermo macchina dovuto a determinate applicazioni dove il cingolo tradizionale non è consono. Diventa invece il fermo macchina, diventa una fonte di reddito, diventa un'opportunità di lavoro, un'opportunità di guadagno. Tutto nasce dalla mia esperienza sia di produttore di cingoli che di rivenditore di macchine in movimento terra da circa 40 anni. Questo cingolo, per il momento brevettato tra l'altro in tutto il mondo, per il momento si basa sul grande consumo, è motivato dal grande consumo che i cingoli hanno sugli skid loader cingolati, che per loro natura sono dei grandissimi divoratori di cingoli in gomma. Il cingolo ha delle prerogative sicuramente interessanti che tutti conosciamo, ma anche delle controindicazioni. La neve, ad esempio, il sottobosco, pendenze, quindi tenute trasversali, terreni particolarmente aggressivi,
immagino le discariche, immagino le macerie da edilizia, immagino le pietre. Quindi la possibilità di poter intercambiare degli utensili esterni a seconda della destinazione d'uso della macchina è sicuramente interessante. In più, questa opportunità si allarga considerando che il cingolo può durare da 4 a 5 volte la vita di un cingolo normale, quindi riduco i costi di smaltimento. Ripeto, fa guadagnare quando invece i leasing, le scadenze di pagamento correrebbero a macchina ferma sotto la tettoia. Negli Stati Uniti è piaciuto tantissimo, è il mercato di riferimento degli skid cingolati e soprattutto l'applicazione neve è molto sentita in determinate latitudini. Sono molto 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 contento di questi 4 anni di lavoro a cui mi sto dedicando. Entrerà in produzione definitiva nella seconda metà dell'anno e confido che per fine anno avremo tutta la gamma in pronta consegna per tutte le applicazioni di skid, loader, cingolati. Io al Samoter sono affezionato da sempre, è stata forse la nostra prima fiera. Partecipiamo alle principali fiere del mercato internazionali, però il Samoter per me ha sempre un sapore diverso, è un ritorno alle origini, è il nostro mercato di riferimento, l'Italia, a prescindere dal fatto che l'80% è dedicato all'export. Però è un'occasione per rivedere vecchi amici, vecchi clienti, colleghi, collaboratori, insomma c'è voglia di fiera, l'abbiamo percepito anche nelle fiere a cui abbiamo partecipato ultimamente. C'è voglia di fiera, c'è voglia di fare. Secondo me, uscendo da questa pandemia, c'è la volontà di riprendersi un po' in mano la vita e c'è una certa euforia, ecco, diciamo così. Questo è solo il secondo giorno, però è un piacere incontrare persone che, causa anche la pandemia, non ho più avuto modo di frequentare. Ma torno a ripetere, sono convinto che dal punto di vista dell'andamento dell'economia abbiamo degli indicatori molto molto interessanti.